Bentornati sul mio canale e benvenuti nel mio primo mukbang. Esatto, oggi sono qui con il mio pranzo. Vi avevo detto in uno scorso video che mi sarebbe piaciuto provare a registrare un mukbang. Per chi non conoscesse questa tipologia di contenuto, è un video che nasce in Asia e nasce con l'intento di tenere compagnia a chi sta pranzando o cenando da solo. Quindi è un po' come se uscissimo insieme a pranzo e chiacchieriamo insieme. Infatti, quello che vi consiglio è di guardare questo video mentre state mangiando anche voi. Quindi, che ne so, pranzo, cena, se siete da soli, beccatevi questa che parla ininterrottamente. Allora, secondo me è una tipologia di video un po' delicato, intanto perché si mangia. Quindi, Giancarla, gentilmente, se non ti piace vedere una persona mangiare, la masticazione, perché in questo video le persone masticano anche, questo video non fa per te. Allora, io sono un po' agitata, devo ammetterlo, perché è un contenuto un po' particolare. Tra l'altro, mi si stanno anche raffreddando questi ravioli. Un po' agitata, perché è proprio fuori dalla mia comfort zone dei video. Però alla fine abbiamo già sperimentato un po' quando preparavo il pranzo e poi mangiavo un po' insieme a voi la colazione, quindi non è niente di che, fondamentalmente. A me il concetto di questo format piace tantissimo. E mi piace anche l'idea di parlare con voi di qualcosa appunto mentre mangiamo, quindi avere uno scambio. Quindi io vi chiedo innanzitutto di scrivere giù nei commenti se questo format vi è piaciuto, se alla fine del video insomma vi è piaciuto, se ne vorreste degli altri ed eventualmente di scrivermi anche di che cosa potremmo parlare. Di quello che vi pare. Ovviamente, sempre nei limiti consentiti. Intanto io guardo questi ravioli e ho una fame terribile. Ci provo. Ho visto che comunque sono dei video molto odi et amo, quindi se non vi piace questa tipologia di video, semplicemente non lo guardate. Arriveranno altri video perché, come sapete, sulla mia pagina c'è un po' di tutto. Se ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi, lasciate un like, interagite ed attivate la campanella per non perdervi la notifica dei prossimi video, che per me è un aiuto grandissimo. Allora, intanto vi dico con cosa sto pranzando. Sono i ravioli della Fini, ripieni di asparagi, e io direi di assaggiarli al volo. Scusate se è interrotta la registrazione, comunque c'è qualcosa che non mi convince in questi ravioli ed è proprio l'asparago. Cioè, io sono un amante degli asparagi, però non lo so, a parte il fatto che il ripieno è bianco. Non sono male, però c'è qualcosa che non mi convince. Quelli della Sapori e dintorni che ho assaggiato, funghi porcini, finferli e asiago, buonissimi. Questi qui non penso che li riprenderei. Però nella vita c'è di peggio. Comunque, di che cosa vorrei parlarvi in questo mukbang? Ve lo dico, mi sto sentendo estremamente a disagio. Devo un po' rompere il ghiaccio, quindi ho pensato ora o mai più, via. Allora, di che cosa vorrei parlare? Volevo raccontarvi un po' in realtà quello che è successo a Luna scorsa settimana. Per chi si fosse sintonizzato ora, Luna è il mio gatto ed è la protagonista del mio canale. Questo canale è un po' lo spazio mio e di Luna, nel senso che Luna è molto protagonista. E poi ho visto che comunque hanno iniziato a seguirmi anche tante persone che appunto hanno dei gatti e chiamano i gatti. E quindi ho pensato di raccontarvi quello che è successo a Luna, il piccolo incidente domestico di cui vi accennavo nello scorso vlog, che ha coinvolto Luna, purtroppo. Adesso sta bene, ve lo spoilero così non vi, perché mi rendo conto che può essere una cosa molto triste. Sta già bene. Però appunto ho deciso di raccontarvelo perché può essere utile e perché ci si può confrontare. Intanto devo capire bene i tempi tra masticazione e chiacchiera. Allora, abbiamo scoperto in pratica che cos'è l'iperestesia felina. Ora, io non sono un veterinario, quindi non voglio riportare informazioni errate. Mi baso su quello che è successo a Luna e su quello che è stato appunto riferito a noi e suggerito a noi. Sicuramente c'è il pepe, perché li ho conditi con olio, pepe, sale e parmigiano. Per farla un po' breve, per farvi capire cosa sia più o meno l'iperestesia, ma è una cosa abbastanza complessa che poi varia anche da gatto in gatto, non è altro che una patologia del gatto, in questo caso, che coinvolge il comportamento soprattutto del gatto.
Praticamente si verifica con degli episodi anomali comportamentali, quindi il gatto è estremamente agitato, estremamente impaurito. Soprattutto si verifica con dei movimenti involontari del dorso della schiena. È detta anche la sindrome del gatto nervoso, perché il gatto è estremamente nervoso, può diventare anche aggressivo, può essere ovviamente di diverse gravità, insomma, variare da gatto in gatto. Però i disturbi principali sono la schiena che si arriccia proprio, cioè il muscolo della schiena che si arriccia, il gatto che tende a mordersi parte del corpo come se le vedesse come estranee, e quindi la coda, soprattutto la parte bassa della schiena, il gatto che salta di qua e di là come fosse preso da un raptus, allucinazioni anche perché in realtà a Luna è successo che appunto era come se rincorresse degli insettini, delle cose che non esistevano, e poi insomma altri sintomi abbastanza complessi, abbastanza bruttini. Allora, ci tengo da subito a dire che a Luna questi comportamenti sono subentrati in seguito ad un trauma, quindi diciamo che c'è stata poi la possibilità di far rientrare mano a mano i comportamenti in uno stato un po' più normale, adottando ovviamente vari sistemi. Cioè io ne sto parlando tranquillamente, ma non vi dico i piatti che mi sono fatta settimana scorsa, soprattutto sabato, una settimana da ora. In pratica un giorno io, venerdì scorso, torno a casa e mi metto a preparare il pranzo, come sempre. Nel momento in cui mi avvicino alla cucina e inizio a cucinare, prendo una bella scossa. Vabbè, lì per lì, ma una bella scossa, quindi sono un attimo rimasta interdetta, cioè non è stata la scossetta che dici vabbè, ho fatto, no, è stata proprio una bella scossa, e lì mi sono un po' allarmata. Continuando a cucinare, continuavo insomma a prendere delle scosse in qualsiasi punto della cucina, al che abbiamo ovviamente staccato il contatore, abbiamo contattato l'elettricista. E l'elettricista, insomma, ha trovato il problema, l'ha risolto, però nel frattempo abbiamo iniziato a notare dei comportamenti anomali in Luna. Allora, Luna ha un carattere estremamente socievole, è proprio un gatto allegro, è un gatto felice, giocherellone allegro, non ha paura di niente e di nessuno, non si nasconde mai assolutamente, ce l'hai sempre in mezzo ai piedi, estremamente tranquillo a livello proprio caratteriale. A un certo punto ho notato che invece si nascondeva sotto il divano, poi correva e si nascondeva sotto il letto, e il sintomo che mi ha fatto preoccupare più di tutti è stato il fatto che ha fatto in pratica il bisognino fuori dalla lettiera, una cosa che lei assolutamente non fa mai. Però la cosa sconvolgente era che alternava momenti di totale normalità, fra virgolette, perché in realtà si percepiva che anche nei momenti normali era comunque un po' tesa, cioè era sempre sul chi va là. Poi a un certo punto di botto iniziava a saltare da una parte all'altra, la schiena le si arricciava proprio, io vedevo proprio la schiena che le si arricciava proprio, si mordeva la coda, si andava a nascondere, vedeva cose, cercava di catturare cose così, senza senso, e aveva dei momenti in cui se tu le parlavi e la chiamavi, lei assolutamente era come se proprio non ti ascoltasse, non ti sentisse. Ovviamente abbiamo contattato il veterinario, abbiamo spiegato un po' la situazione, e, ah ecco, no, perché nel momento in cui l'elettricista toglie, le faccio vedere, ho dovuto togliere quella parte lì, no? Della cucina insomma, per vedere sotto come fosse la situazione con le varie prese, lì c'è la presa del frigorifero e tutto il resto. Scopriamo che lì c'erano dei giochini di Luna. Giochini che tra l'altro io, uno di questi giochini, l'avevo visto la mattina prima di uscire in giro per casa. Quindi lì 2 più 2, abbiamo detto ha preso la scossa. Raga, non vi dico il terrore, cioè, perché fisicamente non presentava segni, ma a livello comportamentale sì. Quindi abbiamo contattato il veterinario, insomma, abbiamo fatto 2 più 2, e lui fa: molto probabilmente questi episodi che ha, lì scopriamo il termine iperestesia felina, molto probabilmente questi episodi di iperestesia felina che ha sono legati al trauma che ha subito della scossa, perché sono strasicura che l'abbia presa, perché non ci sarebbe un'altra spiegazione. È tutto troppo, cioè combacia tutto. Probabilmente è rimasta traumatizzata dalla scossa e quindi ha sviluppato insomma, questi comportamenti. Datele qualche giorno di tempo, adottate queste strategie. Se non dovesse rientrare, allora nel caso dovremmo intervenire con dei farmaci, che si trattano proprio di farmaci in alcuni casi, nei casi più gravi danno proprio degli antidepressivi al gatto. Fatto sta che io lì, i sensi di colpa che non vi dico, che poi, cioè,
Può succedere, per carità, però cioè, mi sono sentita in colpa effettivamente. Perché lì c'è lo spazio per lei per infilarsi sotto al frigorifero, quindi camminare sotto la cucina. E io ho pensato, perché mai non le ho impedito questa cosa, cioè di fare questa cosa. E lei andava lì a nascondersi i giochini, capito? Cioè, la tana dei giochi. Comunque, fatto sta che intanto ho iniziato a rendermi conto che quando lei aveva quegli attacchi, il mio continuo starle dietro per riportarle indietro peggiorava solo le cose, cioè più lei si isolava, più io andavo per cercare di recuperarla e più lei si isolava, si agitava. Quindi ci stavamo agitando a vicenda. Quindi niente, ho capito che semplicemente dovevo ricreare per lei un ambiente domestico il più tranquillo possibile e quindi per qualche giorno abbiamo evitato veramente i rumori, anche tipo aprire una porta molto piano, anche cucinare la padella, assolutamente appoggiarla in modo silenzioso, cioè abbiamo proprio ridotto i rumori in casa ai minimi termini. Ho cominciato a metterle della musica con l'arpa rilassante proprio per i gatti ansiosi, perché effettivamente era stressata, molto stressata, cioè ha subito proprio una forte forma di stress che poi si è scatenata con l'iperestesia. Cioè lei in pratica, con la scossa è rimasta così stressata, così tanto stressata, che questo stress grande, questa paura grande si è scatenato l'iperestesia. Comunque, fatto sta che i primi 2 giorni tragici, cioè alternava momenti più o meno tranquilli a momenti totalmente fuori, cioè aveva degli scatti allucinanti, però mai aggressivi, cioè lei mai aggressiva. So che alcuni gatti possono diventare invece aggressivi. Poi ho cercato di capire quali fossero le cose che la facevano stare più tranquilla, quindi il cinguettio fuori degli uccelli in balcone, quindi le facevo fare delle sessioni in balcone monitorata per starsene tranquilla, insomma, le ho ricreato un cestino con una pianta che facesse ombra, non vi dico. E poi i giochi, ho cercato di distrarla molto con i giochi, quindi abbiamo intensificato le sessioni di gioco durante il giorno. E coccole, tante coccole, nel senso che questa in realtà le cercava lei, una cosa che mi ha fatto veramente tanta tenerezza, nel senso che lei veniva, se ci vedeva sul divano, veniva, si accoccolava. E all'inizio, cioè, aveva sempre un atteggiamento un po', oddio, sul chi va là, però poi riusciva comunque a rilassarsi. Comunque male non sono. Fatto sta che 3 giorni fa più o meno, quindi dopo 2 o 3 giorni, abbiamo iniziato a notare dei netti miglioramenti. La percepivamo più rilassata, gli scatti che aveva duravano molto di meno, quindi erano meno intensi, di durata più breve, aveva più voglia di giocare proprio di testa sua, si andava a prendere i giochini nuovamente, dormiva più rilassata, faceva più fusa. E quindi ho iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel. Comunque io forse dovrei anche bere in realtà. Vabbè. Finisco il discorso, tanto ho finito anche i ravioli. E niente, anche di nuovo il pepe. Mai più pepe nero nei mukbang, ditemi. E niente, anche ora è molto tranquilla. Cioè già da ieri e oggi mi sembra proprio tornata alla normale sua serenità. Ogni tanto ha qualche breve episodio del tipo che, oddio, che sta succedendo, ma dura veramente pochi secondi, e poi è lei di sempre. Quindi penso che lentamente magari sia riuscita, insomma, a superare in qualche modo, stia riuscendo in qualche modo a superare il trauma della scossetta. E mi dispiace terribilmente questa cosa perché poi la vedi così indifesa, no? Cioè gli animali sono così cuccioli, così indifesi. Mi è dispiaciuto veramente tanto il fatto di aver rischiato. Quindi è stata una settimana un po' così per l'una e di conseguenza anche per noi. C'era Diego che continuamente, quando sapeva che ero in pausa ed ero qui a casa il pomeriggio per fortuna, mi chiedeva continuamente come sta e io continuamente a mandargli le foto. Guarda, oggi mi sembra più rilassata, guarda. Oggi mi sembra più così, oggi colà, però anche lui stesso poi tornando a casa la sera si rendeva conto che effettivamente stava migliorando, quindi per fortuna non c'è stato bisogno di intervenire ulteriormente. Ok.
Comunque io per la prima volta ho sentito parlare di iperestesia felina, era una cosa che non conoscevo e ci sono un sacco di video in realtà sul web che fanno vedere appunto i gatti che hanno questi sintomi ed erano la fotocopia di Luna in quel momento e sono contenta appunto che ci siano stati questi video perché ho trovato anche dei consigli, svariate cose di varie esperienze e quindi anche per questo che ho deciso di fare questo video perché so che tanti di voi hanno dei gatti. In molti mi scrivete, saluto anche Vilma, che è la gatta di un utente che mi scrive sempre sotto i video, gentilissima. E quindi magari può esservi d'aiuto, nel senso, se notate dei sintomi del genere nel gatto, ovviamente prima di allarmarvi, eccetera, consultate il vostro veterinario e comunque si possono adottare sicuramente dei sistemi per rendere la vita del gatto il più serena possibile, nonostante l'iperestesia. E nonostante l'iperestesia possa essere diagnosticata in modo permanente, perché purtroppo ci sono anche questi casi. Quella di Luna è stata temporanea, probabilmente proprio dovuta ad un fatto di un trauma esterno scatenante. E niente, ora comunque vi ripeto, sta bene fuori in balcone e in questo video ormai non ve la faccio vedere perché questo era un mukbang e nei mukbang praticamente non cambiano mai inquadratura, però nel prossimo video sicuramente ci sarà anche Luna. Io nel frattempo ho finito i miei ravioli, in realtà non erano male. Però non erano nemmeno tutto sto granché, cioè l'asparago era un po' stranino, il sapore dell'asparago. Però vabbè, raga, io non lo so questo mukbang come sia venuto, come sia uscito, spero comunque bene, spero di essermela cavata. Ora lavo il mio piattino, caffè, poi si ritorna al lavoro perché in realtà io sono in pausa in questo momento. E noi ci vediamo in un prossimo video. Che sarà, ah ecco, perché sarà lo speciale dei 1000 iscritti, perché sì, abbiamo raggiunto i 1000 iscritti e anche un po' superati, quindi grazie veramente di cuore, per me questo significa veramente tanto, quindi aspettatevi uno speciale dei 1000 iscritti come prossimo video. Grazie per essere stati con me, un abbraccio e buona giornata.